Siamo in compagnia dell'ingegner Pierpaolo Carini, amministratore delegato di Egea, nel parco intitolato al suo papà, ingegnere Emanuele Carini, che tanto ha dato anche alla comunità albese, soprattutto con questo atteggiamento che avete sempre avuto, probabilmente proprio per il tipo di azienda che avete messo in piedi, con una grande attenzione a quello che sono, a parte la sostenibilità, ma proprio questo atteggiamento, diciamo, di grande famiglia nei confronti degli albesi. Ma sì, degli albesi e di tutta la comunità. Io dico spesso che, come anche già per mio papà, io ho due pilastri nella mia vita, che sono la famiglia e il mio lavoro, e fortunatamente il mio è un lavoro che parla alla comunità, quindi questo mi piace molto. Ma qui è stato bellissimo oggi per il lavoro che è stato fatto da quella componente della comunità, che è quella più importante, che sono i giovani, anzi i giovanissimi, i bambini. Devo dire anche con un contributo, a mio avviso, eccezionale da parte delle maestre, che ovviamente hanno sicuramente un'alta capacità di comprensione e di dialogo. I pannelli del parco dell'acqua intitolato a mio padre sono stati rifatti tutti dai bambini, quindi i disegni venite a vedere perché sono veramente belli, sono nuovi, e alle spalle del pannello rifatto dai bambini con l'aiuto delle maestre ci sono le foto dei bambini stessi. È un parco che vede l'acqua dalle sorgenti fino alla foce, è in mezzo alla natura, è qui in città ad Alba, è un po' una sorta di nostro baricentro, comunque Egea ha la sede centrale è qui ad Alba, ma soprattutto è bello guardando le nuove generazioni, e è per quello che tutti noi lavoriamo, per dare a loro un futuro almeno all'altezza dell'aspettativa che noi abbiamo ereditato dai nostri genitori. E quindi grazie veramente, soprattutto complimenti, perché vedere delle nuove generazioni così è una delle più belle notizie, delle più intense emozioni che abbia ricevuto negli ultimi mesi. Grazie veramente. Grazie ingegnere. Buongiorno a tutti, siamo al Parco dell'Acqua intitolato a Carini e oggi abbiamo inaugurato questo nuovo bel ambiente che è stato ripulito, risistemato da Egea, grazie a questa eccellenza di azienda che è del nostro territorio, che ha cercato di coinvolgere anche le scuole, e quindi la scuola Piave San Cassiano nella realizzazione di questi bellissimi pannelli, e mettendo in rete appunto l'azienda con i bambini, cercando di attenzionare le nuove generazioni rispetto alla tutela, rispetto dell'ambiente, e questo connubio ha realizzato questo bellissimo spazio. Noi come amministrazione non possiamo che essere orgogliosi di poter avere questa bellissima zona protetta, e quindi invito veramente i bambini e le famiglie a venire in questa zona e di vivere la natura, di vivere il rispetto per la natura, l'importanza dell'acqua, e fare una passeggiata vedendo questi bellissimi pannelli realizzati dai bambini. Quindi grazie a tutti, e speriamo che sia un qualcosa veramente gradito a tutta la cittadinanza e non solo.